Pescara, con i suoi 34 chilometri quadrati di superficie, è una città che conta 3.500 abitanti per chilometro quadrato, come ha ricordato il sindaco Carlo Masci durante la presentazione dei nuovi mezzi di ambiente, la partecipata del comune e dei relativi traguardi da raggiungere a stretto giro sulla raccolta dei rifiuti. Questo vuol dire che porsi l'obiettivo di estendere la raccolta porta a porta alle ultime due zone della città, Portanova e Pescara Centrale, è un obiettivo che l'amministrazione ha voluto perseguire con ferrea volontà e che oggi può contare su date certe. E per fine mese, come abbiamo detto, settembre, massimo primi giorni di ottobre, così come entro il mese di ottobre, le due ultime zone di Pescara partiranno materialmente con il porta a porta. Non vi preoccupate, abbiamo cercato nel rispetto della normativa comunque di recare meno problemi ai cittadini, alle famiglie, agli esercenti, fermo restando che però la differenziazione del rifiuto va fatto, ma questo per avere una sostenibilità ambientale migliore e per il futuro di tutti noi, dei nostri figli ed altri, che dovrà essere assolutamente meglio di quello che fino ad oggi è stato. Gli investimenti condivisi non possono che portare a un risultato concreto. Intanto stamattina presentiamo i primi 39 mezzi, poi andremo a crescere mano a mano e naturalmente nella nostra flotta ci sono ovviamente i mezzi del passato, ma che sono perfettamente funzionanti e anzi direi nuovi, che sono al servizio di tutta la città. Quello di stamattina è un passaggio formale ma anche sostanziale, formale perché è la dimostrazione dell'investimento della nostra azienda attraverso il socio, cioè il Comune di Pescara, su un nuovo concetto di ritiro dei rifiuti e di gestione dell'intero ciclo. È un dato sostanziale perché andremo ad intervenire ancora di più sulla pulizia della città, sullo smaltimento dei rifiuti, venendo incontro ai cittadini. E su questo, se mi permettete, io non solo ringrazio l'amministrazione comunale, ma sono orgoglioso che tutti i nostri 300 dipendenti stanno collaborando attivamente. E ora è tempo di nuove sfide e di nuovi traguardi. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 65% sulla intera città. Attualmente copriamo un 50% e sulla base delle politiche ambientali, ovviamente regionali e nazionali, il 65% è un ottimo traguardo.